buona sveglia. Ah no, scusate, che adesso ci sono personaggi che mi confondono qui in studio quest'oggi su Radio Sherwood. Andiamo subito a presentare. Dici, com'è la partita? La partita in Barcellona. Ma stai da solo uno stadio, non sente niente. Sono isolato. Ciao a tutti. Allontanati dalla curva. No, ho vicino tutti i supporter presidenziali. A Perugino. Ciao a tutti. Per orari più pomeridiani, quindi un lavoro pomeridiano. Massimo, 25 anni. Zona di Che lingua parlano? Vediamo avanti. Che sta succedendo? Allora, qui il primo tempo è finito con... Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Erano i mitici anni 70. I media, monopolizzati da Rai e da direttive di vario e discutibile genere, divennero sempre più un'utopia, e come funghi nacquero nuove realtà radiotelevisive particolarmente fiorenti anche sul nostro territorio. A quattro decenni di distanza la passione è sempre la stessa, ma con strumenti differenti. Dalla TV si passa alla web TV, dalle radio imprigionate in enormi recipienti si passa ad un servizio radiofonico che combacia a pennello con la rete, che con il web 2.0 si basa su tre parole chiave: social network, condivisione e podcasting. Tra le tante iniziative ci troviamo a Grottammare, nel comprensorio della parrocchia di San Pio V, albergante da 34 anni di una sezione Azione Cattolica. Attenzione, prego. La trasmissione Siamo in Onda su Radio Sherwood avrà inizio tra qualche minuto. Siamo in attesa che venga versato il calice propiziatorio di Rosso Montepulciano d'Abruzzo della cantina Zaccagnini. Ancora qualche istante e saremo in onda. Trasmettiamo Siamo in Onda, un programma di intrattenimento musicale e non. In studio Marco Sbernini, con le incursioni radiofoniche di Alessandro Testatonda, Michele Rosati, Gianni Iobbi, Andrea Persiani e Cristina Capretti. Tecnico in studio Lorenzo Felici. Buon ascolto e buon divertimento. La locale sezione è l'ideatrice di Radio Sherwood, che nel giro di un biennio è diventata la radio ufficiale di tutte le sedi di Azione Cattolica distribuite lungo il territorio della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatranzone e Montalto delle Marche, comprendente 19 comuni suddivise in due regioni e 54 realtà parrocchiali. Autori di questa stupenda iniziativa sono 8 ragazzi che da anni rappresentano dei veri e propri punti di riferimento della realtà associativa grottammarese: Marco Sbernini, Gianni Iobbi, Michele Rosati, Fabio Addazzi, Andrea Persiani, Cristina Capretti, Alessandro Testatonda e Lorenzo Felici per la parte tecnica. E su che radio? Allora io intanto mi ringrazio dell'onore che mi fate per avermi invitato in questo luogo che si trova davvero sul tetto del mondo, perché siamo a... Per la puntata di oggi ospiti speciali sono stati direttamente da Radio Azzurra Luca Sestili, vero e proprio mattatore di una maratona radiofonica durata 2 ore e 7 minuti, accompagnato da Francesco Palanga, oltre al sottoscritto Nicolas a Brescia, che ha recitato la poesia 8 marzo la tua festa. Una memorabile autostrada. Il tema della festa della donna è stato ricorrente nel corso della lunga diretta, anche grazie al concorso fotografico Come la Gioconda, i cui 3 vincitori saranno invitati nella puntata successiva di Siamo in Onda.
Le farfalle volano nei nostri pensieri. Incredibile, ma vedo il Bayer Leverkusen ha rischiato anche di andare. Una diretta così lunga è stata farcita da rubriche di rilievo, come 92esimo minuto di Gianni Iobbi, che ha commentato l'apoteosi calcistica del Barcellona, che il 7 marzo 2012 ha stregato le malcapitate aspirine del Bayer Leverkusen. Tempi supplementari, in quanto la Poel Nicosia sta vincendo per 1-0 contro il Lione. Ma noi si gioca a Cipro, giusto? Perciò il tempo. C'è gente che vende animali. In secondo luogo, la rubrica Scema si fa sera, sotto l'egida di Fabio Addazzi. Lo scopo ufficiale di questo commercio è fornire materiali per i sacrifici, ma quello vero è fare soldi, guadagnare alle spese del sacro. Allora Gesù non tollera tutto quanto sta intorno al tempio e che sa di commercio anziché di adorazione. In terzo luogo la rubrica Cotto e bruciato di Cristina Capretti, coadiuvata da bizzarri quando fantastici elementi di originalità. Con la crema che vada a colla. Certo. Ci devi mettere tutti i pezzettini che ho fatto prima col pan di spagna. Adesso copri la torta con una campana di vetro. Sì, adesso. Lavora appunto con le offerte di lavoro. Che sono secche. In quarto luogo Andrea Persiani e le sue offerte di lavoro a cura dell'Informar Giovani in rete dei comuni di Grottammare, Cupra Marittima e Ripa Transone. Cominciamo subito con la prima, che appunto riguarda l'ambito della pasticceria, quindi un'offerta dolce, perché si ricerca un pasticcere con molta esperienza e chiunque fosse interessato può telefonare al 366-801-3888. Poi abbiamo una seconda offerta riguardo a una parrucchieria storica di Ascoli Piceno, zona centro, che cerca per i suoi saluti. Allora, poi si è dedicata alla festa della nonna. In quinto luogo Michele Rosati e il suo Ughino. Sono tutte nonne, sì, no, c'hai ragione, tu c'hai 5 anni. Ah no, 11 ormai sei vecchio. Nonna! Elevazione di uno sguardo sfuggente. Sapore di acqua di rose. Velluto caldo e morbido, esistenza profonda e misteriosa, animo libero e sensuale, dimostrazione di un amore casto e puro, simbolo del peccato dall'inizio dei tempi, ora sublime e insostituibile. La detta la dirigente scolastica. Ma questa mi sa che è la parola presa dalle poesie di Nicolas. Io rimpiango Fabio Addazzi. E dulcis in fundo il pitur di Alessandro Testatonda. Appositamente perché volevo seguire la tua rubrica. Ecco, la mia domanda è la P di pitur, per cosa sta? Allora, svegliamo questo segreto una volta per tutte dopo 3 anni. No, perché potrebbero crearsi equivoci. No, non facciamo assolutamente creare. Comunque, quando puoi, riascolta il podcast, che noi abbiamo il podcast. Sì. Per assistere alle trasmissioni di questa affascinante iniziativa è necessario connettersi al sito it.millemics.com/show/radiosherwood, sito dove si possono scaricare anche le trasmissioni pertinenti a questa interessante iniziativa. Inoltre bisogna tener conto anche delle informazioni che tutti i giorni i nostri 8 amici forniscono grazie al gruppo presente su Facebook, che conta allo stato attuale 233 iscritti. Dopo essere entrati nel cuore dell'iniziativa, è giunta l'ora di intervistare i fondatori. Eccoci qui all'interno del cuore di dove nasce questa stupenda iniziativa che è Radio Sherwood. Abbiamo qui da sinistra verso destra Andrea Persiani, Marco Sbernini e Michele Rosati, tra i pilastri di questa grandissima iniziativa Made in Grottammare. Cominciamo a intervistare appunto chi di voi tre, tanto siete liberi, e mi potete dire come è nata questa iniziativa, dove ha gettato le basi e quali sono le sue caratteristiche? Lo dico io. Allora, Radio Sherwood nasce in un campo scuola dell'Azione Cattolica
presso la città di Cagnano, un campo scuola il cui tema era Siamo in onda, appunto, il tema dell'anno dell'Azione Cattolica era Siamo in onda, quindi la comunicazione, la radio, tutte queste tematiche riguardanti la comunicazione. In questa casa del campo scuola casualmente c'era la filodiffusione dalla cucina alle stanze, e così da lì io e mio fido compagno Lorenzo Felici, che adesso è nascosto dietro quell'arco, abbiamo cominciato questa esperienza della radio. Era un po' una sveglia per i ragazzi al campo scuola e una buona notte per i ragazzi. Tornati dal campo abbiamo pensato di proseguire questa esperienza magari attraverso appunto internet, un mezzo di comunicazione ormai... Allora Michele, faccio una domanda a te. Avete un gruppo Facebook da 223 iscritti. E che cosa fate all'interno di questo gruppo, all'interno di questa realtà? Sì, no, correggo un attimo una cosa che hai detto, nel senso che il gruppo c'ha 232... 32, pardon, ad oggi. 8 marzo 2012, speriamo che continui a crescere. Che cosa facciamo all'interno di questa realtà? Il gruppo Facebook vive di rendita, nel senso che vive soprattutto delle puntate che facciamo con la nostra web radio, quindi ci sono pubblicate foto delle serate che passiamo insieme in diretta agli amici con tutta la diocesi. E poi ci sono dei concorsi lanciati, sia fotografici che anche dei sondaggi, perché Radio Sherwood ha, oltre che un suo programma Siamo in Onda, oggi ha all'attivo anche un altro programma sportivo, 92esimo minuto, in cui tutte le domeniche il conduttore televisivo e studio, Gianni Iobbi, manda dei sondaggi dove i ragazzi possono rispondere tranquillamente e liberamente, giusto? Sul gruppo, ecco. E niente, che c'è? Ci sono le cose che ognuno ci vuole mettere. Perfetto, perfetto. Allora l'ultima domanda ad Andrea. Quali sono, secondo voi, potete anche rispondere voi, le prospettive per il futuro? Beh, le prospettive per il futuro certamente sono quelle di continuare a divertirsi, perché questa radio nasce prima di tutto per divertirsi. Poi può nascere anche, appunto, Radio Sherwood può essere un'occasione per far conoscere le iniziative della nostra diocesi e del nostro territorio. Infatti all'interno della trasmissione potete vedere che sono presenti non solo momenti di divertimento, momenti così ironici, ma ci sono anche rubriche informative come il P-Tour e curate da Santo Testa Tonda, che colgo l'occasione di salutarlo, e quella sul lavoro che curo io, sulle offerte di lavoro che voglio appunto sottolineare che sono reali. Quindi è un'occasione di crescere divertendosi e speriamo appunto di continuare in questo senso. Bene, concludiamo dicendo appunto che questa è Radio Sherwood, continuità di un modo di informare che per sempre, nell'insegna di un'informazione, testimonierà la passione dei giovani per i media di ogni colore. Grazie mille per questa iniziativa. Ciao, grazie. Ciao. A voi. Ok. 1, 2, 3... Ce l'ha tempo, sì. Dio, bello scoppio.